Mi chiama Matteo, mi fa: Gabri, dobbiamo andare su Reggio che ci sono due Lotus da provare. Io mai stato grande fan delle Lotus, ecco. Devo girare in pista, sì, però non mi hanno mai interessato particolarmente. Ora sono tornato a casa e ne voglio una. Che dici, Matteo, così un po' più romantico ti piace, un po' più carino? Ma guarda, a me è piaciuta romantica, però gli manca quel tocco di rock and roll. Ho capito, mo ci penso io. Oppure stai senza. Ci siete con tutto? Sì. Farò già che finale, no? Bello sto posto, come suonano, voglio guidarle anch'io. E io quando ci salgo? Fa un bel caldino qua dentro. Mi fa impazzire sto cambio così, è troppo bello. Poi non è solo bello, è anche il feeling è cambiato rispetto a quello vecchio. Proprio è corto, bello, secco, non si pianta mai. Fammi sentire le prime due marce, vai. Vai. Non è possibile! Dio mio! È devastante. Mi piace? Porca puttana. Non è neanche il race sport. Mamma mia. Mio Dio. Beh, è proprio da pista. Rabbiosa. Rabbiosa da pista. È una cosa pazzesca. Ma poi come suona? Incredibile. Questo V6 qua è qualcosa di... Non che sia brutto il rover, perché comunque il rover a me piace molto come rumore per essere un 4 cilindri. Pesami.
circa 1000, quasi 1100 kg, un pochino meno. Wow, strepitosa! Trovare di meglio è difficile. Trovare di meglio è difficilissimo, cioè spendendo queste cifre qua con 50-60 mila euro non trovi nulla di meglio, è impossibile. È impossibile, effettivamente. Ho guidato una Lotus Exige Cup pochi giorni fa e confermo quello che dice Riccardo. Tra l'altro adesso proveremo anche le Lease, che sono tutte auto con un rapporto peso-potenza strepitoso, con 50-60 mila euro. Ma cosa ci compri che ti lascia questa sensazione di guida, che ha queste caratteristiche? Voglio sapere la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate commentando qui sotto e andiamo avanti con la Lotus del Pelle. Gambe tese, completamente distese. Dio mio, quanto è duro il volante! Non c'è servosterzo, non c'è servofreno, non c'è ABS, non c'è controllo di trazione. Non c'è un cazzo! Sento tutto! Esatto! Sei seduto a terra! Dire che sembra di guidare un go-kart è troppo banale. Il bello della Elise S1, che ha un'impostazione anche come schema di sospensioni e quant'altro, che la rende anche abbastanza tendente, cioè molto neutra nel suo comportamento. Ma quando esageri, più tenete al sovrasterzo che al sottosterzo, che non è una cosa così scontata nelle macchine a motore centrale. E invece questa la guidi in frenata, quando tu la guidi in frenata, che intenta la curva, acceleri un po', lei scivola, ma la riesce a far scivolare in quella maniera pulita che ti fa guadagnare il tenna. Come senti, la macchina di suo così stock è già divertentissima. È semplicemente c'è stato fatto un assetto, perché diciamo era un po' il punto critico della Elise prima serie. Originale, basta, poi il cambio, diciamo, è stata messa una coppia conica più corta, che da usare in montagna è il massimo. Tanti dicono, beh, ma solo 120 cavalli, sì, però capito, ma è leggerissima. Caro mio, devi anche provare, cioè, è una macchina che pesa 840 kg, da secco, senti tutto sotto il piede. È stupendo! Sei un grande, tu potevi comprare solo questa. Esatto. Diciamo che un appassionato una volta nella vita deve avere una light car, comunque una light car, ecco, perché questa categoria viene definita light car, ovvero macchine essenziali fatte solo per il gusto e il piacere della guida. Questa precisamente è del 97, quindi una delle primissime serie. Suona bene, oh! Suona bene, suona Ammazza. Bene. Sei un grande, perché ti sei comprato una macchina che tanti comunque non... Sì, è vero. Comprerebbero, è vero. Per tanti motivi, fa la Madonna è troppo bassa, poi in città, ok, è vero. Però ti posso dire una cosa, questa è una macchina per veri appassionati. È una macchina per veri appassionati. E poi Matte, c'è da dire che, insomma, adesso le Elise S1 stanno su delle quotazioni vicine ai 30.000 euro, diciamo, sono attorno a quel range lì. Io in effetti, ragazzi, non vedo ancora commenti qui sotto. Ti dico cosa comprerei io con 25-30 mila euro. Comprerei una BMW E46 M3. Sono innamorato di quella macchina lì. Però quella, per mantenerla, ragazzi, bollo, super bollo, assicurazione, consuma un botto. Sai che è dura? Vediamo cosa ne pensa il Pelle. Intorno a quella cifra, cosa compri che ti dia queste soddisfazioni, queste emozioni alla guida? Cioè devi andare su macchine veramente molto più blasonate, molto più costose e soprattutto molto più costose come mantenimento, perché qua ricordiamoci che la macchina, certificato di rilevanza storica, non paghi il bollo, hai 120 cavalli, quindi l'assicurazione, se vuoi fare l'assicurazione normale spendi veramente niente, consuma che ha dei consumi tipo ridicoli, cioè quello che è impressionante è quanto consumi poco. Se una macchina tipo 20 con un litro se ci vai tranquillo. Ma che stai dicendo? Te lo giuro, se ci tiri sarà una macchina da 14. Il Pelle, ragazzi, mi ha telefonato qualche mese fa e mi ha detto l'ho presa. Come sempre gli ti rompi i coglioni. Ti chiamo sempre alle 4 di notte. E io sono venuto fino a Reggio da Roma per farmi questa passeggiata sulle montagne. E per mangiare l'erbazzone. E per mangiare l'erbazzone che... Oh, madonna quanto è buono l'erbazzone, oh, ragazzi. L'erbazzone. Perché i tortellini? Beh. E stasera che mi prepari? Aspetta, a Reggio si chiamano cappelletti. Cappelletti? Sì, sì, adesso abbiamo una diatriba anche su questo. Guarda, più impressionante, la impressionante, senti tutto. Senti tutto, senti tutto. Senti che bella impercorrenza. Te te voglio già bene. Da come oggi questa. Da oggi te voglio pure di più. E se non mi cominci a parlare un po' il romanaccio è finita. Ma sai che la 100 miliardi ti faccio fare un corso con un po' di amiche. Volentieri. Prima sensazione, prima impressione, non voglio più scendere. Ce ne sono tante di auto che mi piacciono, lo ammetto, però io ho un debole Pelle per quelle
senza filtri. Non poteva mancare la tua prova. Adesso ti metti la mascherina. Ah, me l'ho scordato, ma aspetta. Me la tolgo, c'hai ragione. Ma c'ho il tampone. Fammi vedere il foglio. Non ce l'ho a casa. Adesso me lo fai vedere. Ce l'ho a casa, ma giuro ce l'avevo. Giuro che ce l'avevo. Lo metto nel video. No, ragazzi, ma come fate a non seguire l'Officina del Pilota? Dai, su, come si fa a non seguire? Voi, è così simpatico sto romanaccio qua, dai, oh, mettetegli il like e iscrivetevi, dai, bisogna, se lo merita. Il like è importante, ragazzi. Il like è importante. Mettete sto like a ste logo. E poi aspetta, chissà che se raggiungiamo un po' di like, magari. Andiamo anche in pista. Dai, 15.000 like la portiamo in pista. Te la faccio usare, andiamo a fare un confronto. Io guido, però. Vabbè, per Dio, ci mancherebbe. Siete ancora vivi? Ti stavo dicendo che se proprio dovessi spendere due soldi, io mi farei una di queste. Certo, la tua è un po' più rifinita. Bellissime auto. No, veramente sono contento. Grazie dell'opportunità, grazie di avermi fatto fare un giro. Grazie a te. E speriamo che esca un bel video, ragazzi. Dai, voi che ne dite? Uscirà? Speriamo un bel video? Voglio ringraziare ovviamente il Pelle, che lo trovate da Ruote da Sogno, tutti lo conoscete e sei già famoso, famoso. Ricordati di me un giorno. Mi ricorderò di te. E ovviamente Riccardo, che ha un canale YouTube devastante, bellissimo, enorme. Riccardo Fiaccadoris GoPro Pov, che ovviamente io mi vado sempre a vedere i tuoi video, cazzo, perché mi fomentano troppo. È un po' una droga. E quindi chi segue Matteo Torrisi, Officina del Pilota, seguite anche Riccardo Fiaccadoris GoPro Pov, che c'ha un canale da paura di macchine. Adesso andiamo a lavare le macchine, perché c'è un dito di sale sopra, se no. Sì, sono sfuggito. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ragazzi, ciao. Prossimo video! Dov'è il foglio?